dall'autodromo di Varano prende il via la 34esima edizione del Moto Estate. È una data importante, quella della Festa della Liberazione, che oggi si tinge dei variopinti colori delle carene delle moto, che tornano a rombare in quella che è stata ed è storicamente la casa del Moto Estate, l'autodromo dedicato a Riccardo Paletti. Si corre su una pista molto tecnica da 2350 metri con ben 14 curve, di cui 6 a destra e 8 a sinistra. Abbiamo un paddock da ben 14.000 metri quadri, completamente riempito dai piloti e da tutti coloro che li accompagnano, che hanno dato un grande, grandissimo spettacolo. A questo punto non resta che sentire i motori e il rombo delle moto. Forza ragazzi, diamo gas! Per Storie di Moto Estate, Claudio Corti, ex pilota, come dice lui, che non ha bisogno di presentazioni, ma che ci onora della sua presenza al Moto Estate. Un progetto importante per lui, ma soprattutto la voglia di stare in un paddock che è la base della passione del motociclismo. Esattamente, come dici te, ciao a tutti innanzitutto, dopo soprattutto l'anno 2020... pieno di Covid, è stato bello ritornare, vedere gente che non vedevo da tempo. Non sarà l'unica data, magari ne faremo qualcun'altra sicuramente, ed eccoci qui. Bradley Smith, coming back to the origin. You are in Italy, very far from England, but the paddock is more or less the same where you start to move the first steps in your motorbike world. Yeah, absolutely. It's nice to be back to grassroots racing. It's nice to see grassroots and to see the Moto Estate providing a fantastic opportunity to young riders to progress on their career. It's interesting to be here in Verano Circuit. I've never been, it's the first time. It's a very technical circuit, so I've enjoyed it a lot. What is the situation that you find after 20 when we cut the salami? Yeah, it's always good fun. I enjoy the evening time with a beer, and when you cut the salami, then everyone smiles and enjoys themselves. Siamo qui con Nicolò Lisci. Nicolò, cosa ne pensi della gara? Dai, speriamo di partire bene, di agganciare il gruppo di testa e fare il miglior risultato possibile. E niente, dai, adesso vediamo un po' come andrà. Siamo qui con Emanuele Garzaniga. Emanuele, cosa ne pensi della gara? Cercherò di fare il meglio, diciamo. Non sono in una delle posizioni migliori, ma si cercherà di far bene. Matteo Cristini, cosa ti aspetti da questa gara? Beh dai, speriamo di fare una bella gara, recuperare qualche posizione e magari anche pensare di vincere questa prima gara di challenge. Ben ritrovati dal circuito di Varano in Riccardo Paletti. Ti vado a denunciare veloce quella che è la griglia di partenza con Carnevale in pole position, Conte Sala a chiudere la prima fila in 6 decimi, Lorenzini, Zuliani e Lisci in seconda fila racchiusi in poco meno di 7 decimi, terza fila aperta da Galloni, Bonetti e Claudio Corti. Qui attenzione perché abbiamo delle new entry importantissime: Andre Bollani, Zannoni e Fortini, Calonaci, Smith, Bradley Smith, un passato in MotoGP di cui parleremo dopo e lungo, Cristini, Carpinone, Aquilano, Vignati, Quarta, Cazzaniga, Riva, Trombina, Aloisio, Cervioni, Berselli, Aloisio, Castagna, Cruciani, Riva, un parterre d'eccezione. Non ti chiedo un pronostico, Andrea, ti chiedo, bellissima giornata, una giornata di sole, un divertimento sicuramente assicurato. Assolutamente sì, un po' di vento, ma dai, la temperatura ideale per correre. Eccoli lì che partono, super impennata nelle retrovie, subito la 300 Super Sport. L'anno scorso ci ha veramente abituato ad un finale thriller con qualcuno dei protagonisti che lo ritroviamo. Conte, intanto vediamo la partenza, bellissima l'inquadratura dall'alto. Andrea, abbiamo parlato di due piloti d'eccezione, super stra esperti d'eccezione, che si trovano. Intanto Lisci subito prova ad entrare in per conquistare la sesta posizione. Uno dei due è Bradley Smith. Sì, cosa dire, si parla di piloti assolutamente d'esperienza che da poco hanno lasciato il mondo del motomondiale
MotoE ha fatto gli ultimi due anni Bradley Smith in MotoE, esatto. Nel 2006 in 125 migliori risultato è stato secondo posto, ha vinto tre gare, una carriera lunga nonostante i suoi 30 anni, e si rimette in gioco in questa competizione super competitiva, scusami il gioco di parole, perché qui se le danno come dei maledetti. Ah sì sì sì, sappiamo benissimo che la 300 è una di quelle categorie dove è sempre sempre col coltello tra i denti, ed è bello vedere questi ragazzi giovani che combattono per cercare di arrivare in alto. Mentre Claudio Corti, esordio nel 2010 in Moto2, 14esimo posto, risultato migliore finale, 69 gare disputate, un podio, mentre abbiamo il primo giro Conte Carnevali. Davanti, vediamo, facciamoci un po' l'occhio con Smith 12esimo, Corti decimo. Ad esempio Galloni terzo, Andre, partenza top per il numero 7 in griglia di partenza che si trova terzo, Lorenzini un po' attardato, sono 12 giri, tanto per iniziare Andrea, intanto andiamo con un con inquadratura su Carzaniga, ti chiedo Andrea, che emozione è stata ritornare nel paddock? Io ho commentato, ho avuto modo di commentare l'evento live, bellissimo, tanto amore, tantissima passione, come hai visto tutto quanto questo? Guarda, come appunto abbiamo commentato lì una delle gare in diretta, è sempre bello tornare a Moto Estate perché c'è proprio un ambiente familiare, un ambiente dove è tutto bello dalla sera alla mattina e si capisce proprio l'ambiente genuino quale dovrebbe essere. L'assenza del pubblico probabilmente è un po' l'unica nota stonata, perché abbiamo visto una marea, una parata di piloti, giustamente io dico pseudo piloti per dire, certo, non professionisti, ci sono stati dei professionisti. Mentre intanto Andrea, noi ci stiamo perdendo un po' sulla gara, secondo giro ultimato, si parte col terzo, Conte Carnevali, Lorenzini ha scavalcato Galloni e vediamo se prova a mettersi all'inseguimento dei primi due. Intanto lo passa Giulian? Sì, sì, mi sembra di sì, si è messo davanti, grasso al basso di Nicolò Lisci in 300 Super Sport, una gara dove andiamo anche un po' a fare un check, Conte Carnevali, Lorenzini, Galloni, Sala, Calonaci, a questo punto Lisci, Giulian, Bonetti, Bollani, Corti undicesimo, Zannoni dodicesimo, Fortini, Bradley Smith quattordicesimo, Carpinone, Aquilano, Cristini, Longo, Cazzaniga, Vignati, tantissimi i piloti che hanno deciso di scendere in pista. Una giornata, Andrea, 25 di aprile, festa della liberazione, quale momento migliore? È stata veramente una liberazione anche per voi piloti? Eh sì, sì, io ho avuto la fortuna di correre la settimana prima, però ecco, scalpitavamo un po' tutti per tornare in moto dopo il lungo inverno, è sempre, sempre bello. Sempre bello stare in pista, Cazzaniga che prova in qualche maniera di seguire Longo per la 18esima piazza, mentre si sta veramente proliferando un match a due, Conte Carnevali, andiamo a vedere uno slow motion proprio sui primi due con Conte, guarda Andrea, in griglia di partenza pole position era stata di Carnevali 1.13.824, ma Conte 1.13.878, 50 millesimi, ed effettivamente buona partenza di Conte su Carnevali, i due se le stanno dando e penso che se ne daranno probabilmente fino alla fine della gara. 12 giri, ti faccio le solite domande da profano, tu sei il sacro, non ci sarà penso gomme, deterioramento eccetera eccetera, vediamo se prova ad entrare intanto Carnevali su Conte, sì, va largo, no, grande, pinzata e chiusa, bellissima, è riuscito il sorpasso. A chiuderla bene, bello, ma ti dico, come al solito le 300 hanno pochi cavalli, quindi deterioramento delle gomme sicuramente no. 12 giri non sono pochi, non sono tanti, sono giusti, anche perché sono tutti piloti esordienti dove se e ci si spera che cresceranno, andranno a fare gare anche più lunghe, quindi gare più lunghe, gare anche più performanti. Intanto si è materializzato il sorpasso di Carnevali su Conte, Lisci si è un po' staccato ma ha sorpassato Giulian, l'avevamo commentato prima, e sta probabilmente entrando su Calona, ci vediamo se Corti, se Conte prova ad entrare su Carnevali, no, andiamo un po' a vedere i due extraterrestri della categoria, Corti undicesimo, Smith quattordicesimo, ti chiedo Andrea, mi ha visto una buonissima organizzazione, una bella pista. Quali sono, secondo te, i punti più strategici per i sorpassi? C'è quella X prima dell'ultimo tornante del rettilineo. Intanto chiude Carnevali davanti a Conte il quarto giro. Ma sì, allora, sicuramente alla X è un punto dove se esci bene dalla S veloce,
si può fare la staccata, si può fare il sorpasso. E poi un altro punto buono è dove stiamo vedendo adesso, quindi qua in fondo prima della parabolica, è un altro punto dove si può congruente ad un sorpasso. Siamo live on board con Lisci, che sta provando in qualche maniera a riattaccarsi al gruppetto del quarto, del quinto e del sesto, Galloni, Sala, Calonaci, mentre vediamo un'inquadratura dall'alto di Varano. Una bellissima giornata davvero, soleggiata, anche un po' ariosa, che di certo non faceva male per me che commentavo dall'alto. Intanto attenzione, perché dentro Conte sorpassa Carnevali di nuovo. Questi non se le stanno mandando a dire. Assolutamente no, si stanno stuzzicando, sicuramente con divertendo, rispetto. Sì, assolutamente con rispetto. E peccato per Lorenzini, che ha perso un pochettino il treno e non riesce a stare agganciato ai primi due. Lì davanti si vedono tanti sorpassi, sì, perché sì, la pista è anche abbastanza lunga. Vediamo Lorenzini, è un po' attardato, e tra l'altro si è staccato anche il gruppetto con Lisci, che sta provando in qualche maniera a rientrare. Stava riprovando in qualche maniera a buttarsi dentro in questa S iniziale. Vediamo la percorrenza da parte di Lorenzini. Forse Calonaci è entrato su Galloni, che sta perdendo posizioni in qualche maniera. Lì ci sta provando a rientrare nel gruppo. Qui probabilmente andiamo con uno slow motion su Emanuele Cazzaniga. Ti chiedo, Andre, anche un po' non si fanno calcoli la prima gara, dai. No, cioè, diciamo che alla prima gara è chiaro che Lorenzini che si trova in terza piazza ed è attardato da quelli davanti e cerca di tenere il gruppo dietro, non è che possa fare chissà che cosa, ma i primi due se le manderanno a dire fino alla fine, senza rischiando il dovuto, giusto? Alla prima gara assolutamente sì, ed è giusto così, bisogna rischiare tutto e per tutto, perché si inizia a fare i calcoli alla prima gara. Sempre queste Kawasaki davanti in 300. Anche l'altro anno. Ti ricordi in 4 davanti, Super Sport? Sì. Fu l'anno scorso, fu una gara meravigliosa con una vittoria per un millesimo. Sì, chissà che Conte quest'anno non riesca a ribadire in qualche maniera quello che era successo lo scorso anno a Cervesina nell'ultima gara, una gara pazzesca. Intanto siamo live con Lisci, che non riesce a mettere nel mirino il gruppetto di Calonaci, Galloni e Sala. Qualcosina in termini di centesimi lo sta guadagnando Conte su Carnevali, sei d'accordo? Sembra proprio di sì. Poi quest'anno ci sarà un appuntamento in più, che è Cremona, pista nuova. Sì, pista Cremona Circuit. Sì, una pista nuova nel senso nuova per il Motestate, quindi sarà tutto da scoprire. Sì, sono stato una volta anch'io, ma essendo che non hanno mai fatto manifestazioni, gare, sono andato una sola volta a girare. Quindi intanto Zulian mi sembra che sia entrato, anzi no, non era Zulian che ha perso totalmente posizioni, probabilmente era Calonaci che ha scavalcato Galloni, che in qualche maniera sembra essere un po' in difficoltà. Siamo live con Lisci, che forse adesso sta iniziando ad avvicinarsi al gruppetto che va dal quarto al sesto, da Sala, Galloni a Calonaci. Mi parlavi di Cremona, che è una new entry. Bene, questo vuol dire che anche il modo è stato anche un'organizzazione veramente un dritto, tanto mi sa. Sì. Adesso capiamo. Non è Lorenzini, che lo vedo ancora molto staccato. Si stanno veramente cristallizzando da quel punto di vista le posizioni. Non vorrei che sia stato uno dei ragazzi tra la quarta e la sesta piazza. Adesso vediamo anche con le immagini, con l'aiuto della nostra sapiente regia. Mi è sembrato di vedere con la coda dell'occhio che uno alla S di ritorno. Forse ancora lì, guarda, è rientrato adesso. È rientrato adesso. Adesso cerchiamo anche di capire chi è in base all'arrivo al settimo giro, mentre tra poco si scatterà l'ottavo giro. Quindi siamo già a due terzi della gara compiuti. Anche un po' pericoloso rientrare con le gomme sporche e fidarsi subito di fare le curve. Esatto. Lorenzini passa, Sala, Galloni, Lisci, Calonaci. Adesso cerchiamo di capire chi ha fatto quel dritto, mentre lì se le stanno veramente dando di santa ragione. Sì, però è tutto abbastanza invariato. Sì, è vero. Sembra che adesso Carnevali lo stia quasi aspettando, Conte. Cioè gli dica: fai tu la mossa, io ti aspetto e vediamo come finisce la gara. Anche perché forse è presto. E allora ti chiedo, un po' come l'altro anno. Sì. Quest'anno, l'anno scorso abbiamo commentato anche a Varano. Quanto c'è di attesa e quanto si può scoprire ad esempio all'ultimo giro, mentre invece adesso c'è stato il conto sul basso di Carnevali su Conte. Eccolo qui,
Non è tardato. No, esatto. E quanto bisogna aspettare dipende sempre un po' dai piloti. Io penso che tra un paio di giri vedremo un po' se uno dei due ne ha di più. Prova la fughina? Ci prova, anche se secondo me è molto difficile la fuga, soprattutto a Varano. Su questo circuito mi sembra anche a me difficile, perché non è che ci sono granché dritti, non puoi nemmeno accelerare chissà quanto, è molto tecnica come molto pista. Molto tecnica, sì. Non devi sbagliare quasi nulla, perché appunto un piccolo errorino ti porta via 2-3 secondi. Crollo totale di Calonaci, che è settimo. Probabilmente prima l'errore è stato di Zulian, perché lo troviamo in undicesima piazza, che si è avuto forse problemi, oppure probabilmente ha retto fino a quanto è riuscito, e adesso sta uscendo bene Nicolò Lisci, che si trova in sesta. Lorenzini sembra aver cristallizzato la terza piazza, esce dall'ultima curva anche Sala con Galloni dietro e Lisci. Attenzione a Calonaci, perché si sta francobollando a Lisci. Vediamo come arriveranno alla fine i due con Zannoni. Corti e Smith 12 e 13, dodicesimo e tredicesimo. È una pista tanto diversa da quelle che affrontavano loro. Sì, non solo, secondo me sono proprio completamente diverse le moto. Questo è sicuro, mi sembra di capire anche le moto. E comunque, questo dimostra che questi ragazzi sono forti. Livello, questo esatto, cioè non è assolutamente una critica, se non hanno vita facile loro non è una critica nei confronti di piloti che però hanno... anzi è un elogio per questi ragazzi che si stanno impegnando e stanno cercando di andare al massimo. Non è una critica nei confronti di piloti che hanno percorso e fatto esperienze totalmente diverse da questi ragazzi, ma è un elogio a questi ragazzi che stanno veramente andando fortissimo. Siamo ancora a bordo con Lisci, che prova ad avvicinarsi a Galloni, che ha avuto un ottimo spunto, si è trovato in terza, in quarta, in quinta. Adesso si è cristallizzato in quinta con Lisci, che non riesce a fare quello stacco, quel passaggio per avvicinarsi a lui. Tanto tra un po' iniziano a esserci anche dei doppiati, Hai ragione. Eh sì, potrebbe essere, perché manca davvero. Decimo, entriamo nel decimo giro, Andre. Sì, quindi sì. Lì Carnevali si infila sempre su Conte su Carnevali, proprio all'ingresso della prima curva, prima del Calzaniga tornantino. Calzaniga è stato infilato intanto. Calzaniga è infilato da Cristini, che lo stava puntando da diverso tempo. Riesce in questo caso proprio Cristini a scavalcarlo, Matteo Cristini, buon sorpasso su Calzaniga, che però probabilmente proverà a rispondere. Anche questa lotta serrata per le piazze, che magari sono un po' meno importanti, però ci fanno capire l'entusiasmo, l'importanza di come viene anche percepito questo primo appuntamento del moto estate. E noi, Andrea, dobbiamo ribadirlo adesso che mancano due giri, la fatica che avete fatto voi piloti per riuscire a tornare. Comunque il Covid non se ne è mai andato. Eh sì. Infatti, questo è un periodo davvero difficile. Si pensava di aver passato il peggio un po' l'altro anno, invece ancora non è finita. Non è finita. Noi speriamo, ripeto, un circuito così sarebbe veramente il top, poterlo vedere con un pubblico gremito. E l'abbiamo visto, il moto estate, quando è stato veramente full, bello. Poi anche da pilota ti dico, è più bello correre quando hai il pubblico, cioè più... Certo, ti dà più adrenalina, più scossa, adrenalina che non stanno facendo mancare i primi due davanti, Carnevali, Conte, che si avviano praticamente all'undicesimo giro in solitaria, con Lorenzini, con Sala, con Galloni, Lisci, Calonaci, Bollani, Zannoni, Bonetti nelle prime 10, Corti undicesimo, dodicesimo Smith. Abbiamo parlato approfonditamente di due piloti che non hanno probabilmente chissà quale motivo per essere raccontati o spiegati. Intanto ci avviamo all'undicesimo giro, eccoli lì, Carnevali, sono Conti. Sono arrivati ai doppiati, adesso, e adesso chissà che non sia un problema. Mentre Lisci sta provando in qualche maniera ad avvicinarsi a Galloni, ma non mi sembra che ci sia tutta questa reale possibilità di agganciare la quinta piazza, meno di un clamoroso errore di Galloni. Ma tu mi hai insegnato che non bisogna mai fare le scarpe prima, pronostici, perché portano sfortuna. Esatto. Ti racconto cosa è successo live durante la cronaca. Carnevali, Conte ancora lì appaiati. Ricordiamo che Conte fu protagonista lo scorso anno di una gara mozzafiatante, bellissima,
durante il tutto quanto quello che era successo. Forse un io doppiato. Penso un doppiato che si è fatto. Anche io penso un doppiato che si è fatto da parte. Si è avvicinato Lisci incredibilmente a Galloni. Non ci credo, Andrea. Io ho fatto le scarpe prima, ma siamo all'ultimo giro. Probabilmente tra poco vediamo la bandiera sventolarsi. Se la ride Andrea Tomio. Vediamo se Carnevali è riuscito ad averla meglio su Davide Conte, protagonista che lo scorso anno. Stiamo guardando curva dopo curva l'ultimo giro di Lisci che si è avvicinato. Eccola lì la bandiera a scacchi. Ma intanto c'è anche la bandiera blu. Bandiera blu. Ha vinto? No? Chi ha vinto? C'è un attimo di confusione. C'è una defiance. C'è una defiance anche perché è successo di tutto. Ma anche perché questo è l'ultimo giro. Cazzanica intanto sopravanzato. Vediamo se riesce a rispedire alle spalle il diretto avversario. No, non ci riesce in questo caso. Ancora Cazzanica che sta cercando di sopravanzare Cristini, che lo aveva contropassato. Altra gara bellissima, sfida nella sfida. E già ho perso la voce prima gara. Tu lo sai, anche perché questo è l'ultimo giro. In realtà è adesso. Esatto, è l'ultimo giro. Ci ha ingannato, ci ha ingannato quella bandiera blu. Che in realtà era la bandiera blu dei doppiaggi. Esatto, quindi sono ancora lì davanti Carnevali Conte mentre siamo live con Cazzanica che prova a sopravanzare Cristini. Qui sembra la telecamera della partita di calcio con gli attimi convulsi. Eccoli qua, eccoli. Eccoli. Detto che Conte aveva scavalcato clamorosamente Carnevali. È riuscito probabilmente in quei doppiaggi. E adesso sì. Carnevale ce l'hanno tolto forse. Forse no, ma guarda Lisci, Andre, incredibile. È tornato anche lui, forse però sono due doppiati. Sì, penso che siano due doppiati perché li ha passati agevolmente. E allora attenzione, andiamo a vedere l'ultimo giro. Qui sì che bandiera scacchi ed esulta. Esulta evidentemente Conte, che l'anno scorso perse di un millesimo. Vince quest'anno di pochi millesimi su Carnevali. Terzo Lorenzini, quarto Sala, quinto Lisci che ha scavalcato Galloni. Avevamo visto bene Andre, Calonaci settimo, Bollani, Zannoni, Bonetti, Corti, Fortini, Smith. Ho perso la voce, ma adesso al parco chiuso, vedi, esultano tutti. Tutti, anche quei piloti che sono arrivati alla fine. Esatto. Perché questo è importante. Assolutamente. La cosa più importante. Prima gara bella dell'anno. Bella, bella, bella. 300 Super Sport. Vince Davide Conte, che l'anno scorso perse di un millesimo a Cervesina. Carnevali secondo, grande spettacolo che ci aspettiamo. Bisserano già a Cremona il 30 maggio. Terzo Lorenzini, Sala, Lisci, Galloni, Calonaci, Bollani, Zannoni, Bonetti, Corti, Fortini, Smith, Aquilano, Zulian, Vignali, Longo, Cristini, Cazzanica quarta. Adesso Andre, dobbiamo dare linea a Milo per le classiche interviste post gara. Ci sarà il circuito parco chiuso, verranno effettuate anche le interviste. Noi torniamo per una considerazione finale di chiusura sulla prima gara. Mamma che spettacolo! A dopo, ciao ciao! Al parco chiuso, a fine gara con Emanuele Cazzaniga. Come andate Emanuele? Non benissimo, diciamo che sono partito abbastanza bene, ma si vede un po' per l'agitazione, ho sbagliato un po' di marcia il primo giro, ho perso subito il gruppo. E niente, ho dato tutto quello che potevo e sono contento così. Dai, ti aspettiamo alla prossima, grazie. Grazie a voi. Sì, abbiamo messo gomma nuova dietro per la gara, una morbida, e abbiamo parlato anche col sospensionista. Abbiamo fatto un assetto che poteva darci tanto, come poteva toglierci tanto. Avevamo già messo in conto che c'erano delle problematiche con la gomma nuova, infatti sono uscite. Non riuscivo a fermare bene la moto, però ho fatto secondo, quindi bene, dai. Tutto sommato bene, dai. Sì. Ci rifacciamo la prossima, dai. Dai, grazie. Prego, ciao, ciao. Ciao, ciao. Vogliamo testare il livello di soddisfazione di Nicolò Lisci. Com'è andata, Nicolò? È andata benissimo, cioè, sono partito male, però poi piano piano ho recuperato le posizioni. Ero settimo, ottavo e ho finito quinto, quindi con sorpasso all'ultimo giro al ferro di cavallo è stato bellissimo. Ho abbassato anche di un secondo e uno il mio best lap, quindi non so davvero che dire. Grazie a tutti, alla mia famiglia, a mia mamma, a tutti gli sponsor, al principale che è Soluzioni d'Interni, al team Green Lizard, SF Factory. Grazie a tutti, non ci credo ancora. Speriamo di far meglio le prossime gare. Dai, grazie a te per essere conosciuto per voi. Tutto questo. Grazie, ciao, ciao, ciao. Ciao.
Ben ritrovati dopo le interviste di Milo e Parco Chiuso, sempre qui con Andrea Tomio. Ciao ragazzi, buongiorno. Grande vittoria da parte di Davide Conti. Abbiamo visto una bellissima chiosa finale, ci aspettiamo un grande spettacolo anche a Cremona. Assolutamente, sì. Manca davvero poco, ormai una volta partito tutto è una ruota che gira. Ci aspettiamo tanto anche da Bradley Smith, evidentemente il suo compare Claudio Corti. Io vi ringrazio per la 300 Super Sport e vi do appuntamento alla prossima gara. Ciao anche da Andrea Tomio, ciao ciao.